Il castello di Neuschwanstein incarna un mito. Ispirandosi alle opere Tannhauser e Lohengrin di Wagner, Ludovico II di Baviera commissionò il progetto a un disegnatore e a un architetto. Dopo aver perso la guerra contro la Prussia, Ludovico II non era più un sovrano nel pieno esercizio delle sue funzioni. La fantasia rimase il suo unico regno. Il castello è stato costruito tra il 1864 e il 1880 e raggiunge un'altezza massima di 64 metri. Gli artisti che lo progettarono furono il disegnatore Christian Jank e l'architetto Eduard Riedel, che lo realizzò. I materiali che lo compongono sono calcare bianco, mattoni di arenaria, marmo di Salisburgo e strutture in acciaio per la sala del trono. La pianta del piano terra mostra le fondamenta di una torre massiccia mai costruita. Questo è un progetto con pianta a gomito. Una parte dell'edificio è posta in un'angolazione diversa rispetto al resto. In questo caso due torri a gradini fungono da perno. Le torri conducono alla sala del trono, che occupa il secondo e il terzo piano e l'intera sezione occidentale dell'edificio. I due progettisti si ispirarono a chiese bizantine, tra cui la chiesa di corte di Tutti i Santi a Monaco di Baviera. Lo stile voleva essere neogotico, ma in realtà viene classificato come neoromanico. Gli archi arrotondati del romanico si mescolano agli archi a punta e alle torri slanciate del gotico, ma sono presenti anche alcuni elementi bizantini evidenti nella sala del trono. Il tutto completato e arricchito dalla tecnologia avanzata del XIX secolo utilizzata per la costruzione e manutenzione del castello. Alcune curiosità. Ludovico commissionò il suo castello da Fiaba 19 anni dopo il Tannhauser di Wagner e 14 anni dopo che il compositore tedesco ebbe creato la parte del Cavaliere del Cigno in Lohengrin. Ludovico chiamò il castello Neuschwanstein, Nuova Pietra del Cigno, in onore del Cavaliere del Cigno, in un classico esempio di fusione tra vita e arte. Walt Disney fu così colpito dalla sua architettura fiabesca che lo usò per creare il suo castello di Cenerentola nel cartone animato del 1950. Neuschwanstein è anche la base per il logo Disney, mostrato prima di ogni film, per il castello di Cenerentola a Disney World Florida e per il castello della Bella Addormentata a Disneyland Paris. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!